Le profezie bibliche sulla fine dei tempi. Ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se le profezie bibliche sulla fine dei tempi fossero vere? Se i segni descritti nelle sacre scritture fossero già tra noi, pronti a scatenarsi, cosa faresti? La Bibbia, in numerosi passaggi, parla di un futuro oscuro e misterioso, un periodo di tribolazioni e giudizi che scuoterà le fondamenta stesse del nostro mondo. Ma cosa significano davvero queste profezie per noi oggi? Dal libro dell'Apocalisse ai Vangeli, le profezie sulla fine dei tempi sono intrise di simbolismo e immagini potenti. Quattro cavalieri che portano guerra, pestilenza, fame e morte. Stelle che cadono dal cielo, mari che ribollono e montagne che si dissolvono. Queste visioni apocalittiche non sono solo racconti di terrore, ma avvertimenti che sembrano predire un futuro inevitabile per l'umanità. Alcuni credono che questi segni siano già evidenti nel mondo moderno, attraverso guerre senza fine, disastri naturali sempre più frequenti e una crescente instabilità globale. Gli studiosi biblici e i teologi hanno dibattuto per secoli su come leggere questi passaggi profetici. Per alcuni, rappresentano eventi futuri ancora da verificarsi, una sorta di piano divino che si compirà a tempo debito. Per altri, sono metafore che parlano delle lotte interiori dell'anima umana e dei cicli di storia che si ripetono continuamente. Prendiamo, ad esempio, le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo. Vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con grande potenza e gloria. Per molti, questo non è solo un simbolo di speranza, ma un avvertimento che la fine è vicina. Alcuni profeti moderni e visionari sostengono che stiamo vivendo i tempi profetizzati, che i segni sono chiari e che dobbiamo prepararci a ciò che verrà. Quindi, cosa possiamo fare di fronte a queste profezie? La Bibbia ci invita a essere vigili, a mantenere la fede e a vivere una vita di rettitudine. Ma forse, la lezione più importante è quella di non farsi prendere dal panico, ma di cercare di comprendere il significato più profondo di questi avvertimenti. E tu, credi che le profezie bibliche siano già in corso? Quali segni hai notato nel mondo intorno a te che potrebbero indicare l'inizio della fine? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e unisciti alla discussione su questo tema affascinante e misterioso.